Buongiorno a tutti, credo che mi conosciate, chi più chi meno, mi chiamo Guido Mellei, sapete chi sono, cosa forse ho fatto, ma dopo ne parliamo. Perché siamo qua per lanciare un'idea, un progetto nuovo, io penso anche un progetto simpatico, ma me lo auguro davvero vivamente. E vedete che c'è anche poi un marchio che abbiamo già pensato, però un marchio, un simbolo che è abbastanza... anche questo carino e simpatico, però di cui parleremo dopo. Perché ho deciso di candidarmi? Dirò alcune cose con l'io, poi dopo lascerò l'io e parlerò davvero del noi, che è una cosa che mi piace di più. Beh, perché amo la mia città, come tutti. La voglio vedere bella, accogliente, la voglio vedere più giusta, anche un po' più, diciamo, vicina, più solidale. E penso una cosa, penso che a un certo punto qualcuno deve provarci. Penso che qualcuno che rappresenta la società civile, io sono quello, tale sono, insomma, sapete anche il mestiere che faccio da tanti anni e prima di me altri prima di me, insomma. Credo in un'altra cosa, credo nel lavoro di squadra. Ho fatto anche degli sport di squadra a cui sono legatissimo e lì ho conosciuto cosa vuol dire fare bene il lavoro di squadra. Penso che ci si debba prendere le responsabilità, non sia per tutti, ma... chi ha il piacere di farlo, se la sente, lo deve fare, e penso che si debba anche valorizzare davvero energie e idee. Ho deciso di metterci la mia faccia, che può essere simpatica, conosciuta, non conosciuta, ma insomma ce la metto. Ho una mia storia, ho le mie competenze, sia come imprenditore, piccolo ma storico, di questa città che tutti i giorni veramente fa la sua fatica, ma cercando di fare il proprio lavoro con dignità, rispetto e tanta attenzione, ma anche da amministratore pubblico, perché sono stato anche per tanti anni un amministratore pubblico e credo di aver fatto quell'attività sempre con lo spirito giusto, senza particolari presunzioni, ma insomma cercando di fare il bene della mia città. E ho una passione ideale, civile, per questa città. Io proprio voglio bene a questa città. Questo sono io. Poi ci siamo noi, adesso poi vi presenterò anche gli amici qui intorno, poi dopo, ma in realtà noi, loro rappresentano forse così dire, degli esempi di una città che credo abbia la voglia di provare a dir la sua, a muoversi, a uscire anche da ciascuno dei propri ambiti e provare a impegnarsi. Però ci sono alcune parole, che sono queste parole che abbiamo scritto qua dietro, a cui io credo tantissimo, se no non mi sarei candidato. La prima parola a cui sono legatissimo, che poi è qui in questo simbolo, è evocata in questo simbolo, è la lealtà. Una bellissima parola. La lealtà è un'idea, un progetto, un obiettivo, la lealtà alla città, alla comunità. La lealtà nel rispetto dei diversi pensieri che ciascuno di noi può avere, nel rispetto delle persone e delle idee. La lealtà ai valori della solidarietà, alle persone che anche non la penseranno come la penso io, non, assolutamente senza nessun dubbio. E la lealtà davvero è un po' il messaggio che vogliamo dare anche con questo simbolo. Poi un'altra parola che mi piace molto è la qualità. A tutti noi, credo, qui che siamo qui, ma credo un po' alla gente normale, alla gente comune, piacciono le cose belle, piacciono le cose fatte seriamente. Piacciono anche le cose nuove, perché non bisogna sempre essere legati solo alle cose del passato. Ci piace il passato, ma ci piace anche guardare avanti. Però basta che siano cose di qualità. Ci piacciono le persone che hanno una visione aperta del mondo. Io questo sono una persona che ha visto anche il mondo, ho avuto la fortuna di viaggiare e di conoscere anche il mondo. Quindi qualità in termini di apertura, di davvero disponibilità. Ma mi piacciono le persone che hanno a cura le cose fatte bene, che si prendono cura delle cose, della città, o nel proprio lavoro, nelle proprie professioni, e che riescono a coniugare davvero il rispetto per quello che è stato la storia, ma quello che sarà il futuro. Poi, questa è una parola in cui mi sono sempre ritrovato molto, la competenza, che non è una parola seriosa, non è una parola antipatica, non è una parola di cui dobbiamo aver timore, saper rispettare gli impegni, le scadenze, non raccontare storie, studiare. Prima di fare una cosa, studiarla, non metterci troppo perché sennò poi non si fa più, però studiarla. Nella mia esperienza amministrativa questo ho fatto, quando abbiamo fatto delle cose le abbiamo studiate, poi le abbiamo messe in campo, le abbiamo
prima pensate e poi messe in campo. E non deve assolutamente essere una parola fredda, ma la competenza vuol dire conoscenza, ma anche fantasia. Qua c'è un signore che ha i miei capelli, ne ha meno di me, ma c'ha i baffi un po' a spiovente, che è Emanuele Martera, che ringrazio, perché tra l'altro ci ha aiutato a tradurre e declinare un po' questi concetti. Ma Emanuele Martera è un esempio di una competenza legata alla creatività, alla fantasia, ecco, non una competenza fine a se stessa. Soprattutto la competenza vuol dire avere anche una visione di prospettiva. Va bene, assolutamente importantissimo quando ci si impegna in un'amministrazione gestire bene il quotidiano, ma avere davanti delle direttrici, non legarsi solo al quotidiano. E pensare che Spezia non è la capitale del mondo, assolutamente, però non è anche una città che deve essere spaventata, una città che deve avere un respiro, deve pensare avere un respiro di carattere più ampio dei suoi confini, dei suoi territori. Poi c'è una parola altrettanto bella che è partecipazione. Io penso, e direi proprio non io, noi pensiamo che ci sia bisogno, proprio un bisogno di confronto, di partecipazione, di discussione. Sono anni difficili, sono anni in cui sono passate nella testa di tutti noi tentativi di chiuderci tutti quanti, di stare in casa, di non uscire, di non parlare, di non confrontarci, di rassegnarci. Se io sono qua, e in tanti mi hanno detto, ma chi te lo fa fare? A me come ad altri, io non ho l'esclusiva di niente. Però penso che invece bisogna uscire dalle case, bisogna uscire, parlare, confrontarsi, costruire, elaborare insieme. Io non ho ricette preconfezionate. Ho delle idee, abbiamo delle idee, svilupperemo un programma, non c'è ora, non è giusto che ci sia ora. Questo programma non sarà una cosa particolarmente pesante, logorroica, sarà una cosa chiara, pulita, che verrà fuori da una serie di confronti che inizieranno da domani in poi. Confronti non sono in gruppi ristretti, garantisco che questa mia discesa in campo non è figlia di gruppi ristretti, ma semplicemente di una volontà di stare insieme alla gente, alla città, che credo di conoscere bene, questo me lo consentirete, e che tutti noi conosciamo bene. Un'elaborazione condivisa di questo programma in nome del civismo. Il civismo non è una brutta parola, non c'è l'antitesi ai partiti. Io tra l'altro, forse lo sapete, mi sono laureato in scienze politiche tanti anni fa, ho studiato molto 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 bene come funzionano gli organismi, il diritto, e conosco molto bene cosa la Costituzione dice dei partiti. I partiti sono una cosa importantissima, però i partiti devono essere aperti. Ecco, il civismo è una cosa che non è necessariamente antitetica, ma è un'espressione di energie che si muovono. Se si muovono, io spero proprio, e tutti noi speriamo che si muovano. E infine l'ultima parola, l'abbiamo messa per ultima, forse era da mettere per prima, l'uguaglianza. Io credo moltissimo nel merito. Il merito è una bellissima parola, non mi spaventa minimamente. Ho cercato nella mia vita, e tutti noi abbiamo cercato di impegnarci per essere persone meritevoli. Però il merito bisogna avere anche condizioni di partenza uguali. Qualcuno pensa che io sia un'espressione delle persone che hanno avuto le maggiori fortune. Certo che sì, però me le sono poi guadagnate, e noi ce le siamo guadagnate, e le persone che staranno con noi saranno persone che avranno veramente questi valori. Questi valori che sono un'attenzione particolare ai diritti, ai doveri, non solo i diritti, ma i doveri e opportunità per tutti. È quello che mi piacerebbe davvero pensare, una città aperta, una città ecco, solare ora, non solo perché oggi è una bellissima giornata e abbiamo avuto anche questa fortuna, una città che torna e sta fuori di casa e non è spaventata. Siamo tutti spaventati, il quadro che stiamo vivendo nazionale, internazionale, non è favorevole, però io spero che davvero anche questa esperienza porterà un po' più tutti noi a essere più positivi. Il progetto politico è molto semplice, è di una linearità. La mia proposta è che metteremo su piano piano una lista civica che si chiamerà Leali per Spezia. Spezia, non l'ho ancora imparato bene. Leali a Spezia,
perché vuole essere proprio questo il segnale. Noi saremo delle persone che avranno un'attenzione particolare per tutto, cioè non saremo in contrapposizione con nessuno. Questa lista civica si colloca nell'alveo del centro-sinistra, io lì ho le mie sensibilità che sono maturate quando ero giovanotto, quando poi sono cresciuto come uomo, come padre, come piccolo imprenditore, come amministratore, pur avendo sempre fatto l'amministratore come indipendente, che è una parola, non è che sono meglio degli altri per questo, la mia carriera così dire, politico-amministrativa è sempre stata quella. L'alveo del centro-sinistra perché è giusto dire, no? Chiarire, non ci deve essere confusioni di nessun genere. Però una lista civica è un progetto politico aperto, inclusivo, non chiuso. Un progetto che vuole coinvolgere davvero le persone che hanno dato e vogliono dare un contributo alla città. Mi auguro che altre persone come me e come noi abbia voglia di starci, di metterci la faccia in modi e maniere diverse. Poi ci sarà chi sarà in lista, ci sarà chi darà una mano, se lo riterrà in altre forme e maniere. Una cosa vi dico. Non è che lo prometto a voi, lo prometto a tutti noi, lo prometto al progetto. Candideremo persone gentili, per bene. La gentilezza è una bellissima parola. Non vuol dire una persona debole, no, assolutamente. Persone per bene, capaci e soprattutto persone leali. Leali non vuol dire allineati, leali. Non promettiamo posti e incarichi a nessuno. Chi mi conosce sa che nella mia vita ho fatto delle cose, lo fate con la mia testa, con la mia indipendenza, con la mia autonomia, il che non vuol dire assolutamente non confronto e ci mancherebbe anche, ma libertà, autonomia. Impegno, idee, progetti, un percorso di discussione pubblica che ci porterà a individuare e il programma e i candidati. Qualcuno prima mi chiedeva, ma ce l'hai già la squadra? No, questi amici che dopo vi presento potranno dare una mano, come no. Però l'importante è che oggi siano qua insieme a me, perché insomma mi fa anche piacere, no? Non mi sento da solo. Faremo una serie di assemblee e tavoli tematici, non lunghissimi, non ci sono neanche tanto i tempi, ma non staremo solo nel centro città, meno che mai andremo nei quartieri, dove penso che la mia faccia e il mio cognome sia comunque conosciuto per storia anche di attività d'impresa, ma comunque è giusto che ci si vada a confrontare. Nei luoghi di lavoro. Ovviamente l'attenzione a che cos'è? Non c'è un programma, ma l'attenzione sarà moltissimo sul mondo del lavoro. Tutti noi abbiamo dei figli o dei figli e la città deve davvero provare a immaginare che adesso è una città da cui non si scappa e basta, provare a vedere di creare le condizioni perché la città abbia davvero una maggior capacità di tenuta e di attrazione e non di espulsione. Penseremo alle imprese quelle più innovative o quelle tradizionali, io rappresento un'impresa tradizionale, forse anzi una delle più antiche imprese della città, ma questa è un'altra cosa, non c'entra oggi. Avremo una fortissima attenzione all'ambiente, dopo le persone intorno a me davvero parleranno di questo, allo sviluppo, che non deve essere mai in contrapposizione con le questioni della qualità della vita e dell'ambiente. Penseremo moltissimo al turismo, alla cultura, e di questo qualche amico qua dopo ci dirà qualcosa, una particolarissima attenzione e cura alla qualità della città, al decoro della città. Io vivo nel centro città, ma vivo nelle periferie. Io ho abitato per tanti anni quando ero ragazzo a Mazzetta. Ora vivo in centro per vicinanza al mio luogo di lavoro. Tutta la città va curata, va tenuta, ma lo sappiamo insomma. Non ho ricette anche da questo punto di vista. Abbiamo delle idee, pensiamo di avere delle idee. E poi dobbiamo avere una particolarissima attenzione al sociale, al welfare. Vedete, non sto dicendo niente di particolarmente nuovo. E i bambini, perché poi insomma io poi magari mi commuovo un po', perché sono anch'io, ho 55 anni, ho due figli, sono grandi, però insomma, i figli, i bambini sono una bellissima cosa. Le Ali a Spezia sarà una lista, una coalizione in cui non ci saranno simboli di partito. Tutto rispetto per i simboli di partito, le bandiere, ma non ci saranno con me. Chi vorrà sostenere questa idea, questo progetto di città, lo farà, chi non vorrà, non lo farà. Non c'è campagna acquisti, non c'è nulla. Progetto aperto, non chiudiamo la porta a nessuno. Siamo invece aperti a tutti coloro che nell'ambito del perimetro, per evitare confusione, no? Proprio per una cosa di chiarezza e pulizia, avranno capito che c'è uno spirito civico di energie nuove che si mettono in moto e che hanno condiviso quest'idea di lealtà
lealtà alla città, ma anche lealtà, adesso Emanuele Martera mi guarderà male, ma quella A maiuscola vuol dire qualcosa. Questo simbolo che abbiamo, questo simbolo abbiamo progettato 5 giorni fa, sì, non tanto fa, 6, in una serata simpatica con delle persone simpatiche, non carbonari, amici normali e comuni. Quella A maiuscola vuol dire anche che pensiamo che la città possa avere dentro di sé la possibilità di muoversi, volare, ma insomma di muoversi. Però sicuramente noi siamo pronti a confrontarci con tutti che vogliono avere con noi questo minimo comune denominatore, che sono queste parole, e certamente la prima di tutte è quella lì, è lealtà. Concludo. È un progetto nuovo, non in contrapposizione. Dove ci porterà? Ci porterà dove gli spezzini riterranno di portarci. Se apprezzeranno, se saremo capaci di smuovere energie, persone, uomini, donne, giovani, che avranno piacere di starci, di giocarsi anche un po' la faccia, perché questa cosa di chi te lo fa fare, e potete immaginare quanto risuona nella mia testa, no? Visto che ho anche notoriamente degli impegni di lavoro non proprio secondari, ma queste energie che si devono smuovere, se si smuoveranno e se gli spezzini apprezzeranno questo spirito, ci porterà forse lontano. E se no, ci avremo provato, avremo fatto un tentativo, una proposta, noi partiamo per essere una cosa seria, e però starà agli spezzini a valutarlo. Gli spezzini saranno, mi auguro, tanti che sosterranno questa nostra iniziativa. Oggi ce ne sono qui alcuni che, come ho detto, avranno modi e maniere diverse di sostenere questa nostra iniziativa. Parto da una mia carissima amica, che è Piera Sommovigo, una persona speciale, che si è affermata in prestigiosi studi legali, ma ciò non toglie che si è sempre occupata del nostro territorio, una spezzina che lavora a Genova, a Spezia, non scherziamo, e che ha sempre seguito tante cose, ma in particolare ha seguito grandi questioni di carattere ambientale con la moderazione, la serietà, la competenza, ma con l'attenzione che le è propria. E Piera poi ci dirà perché è qua. Poi c'è un'altra persona che voi magari non conoscete, che è Davide Pistorello, una persona seria, siamo tutte persone serie, una persona capace, competente, che opera in uno dei settori industriali di maggior sviluppo della nostra città, la cantieristica, che io non ho conosciuto tanto tempo fa, così per dire, ecco, è questo l'esempio, cioè energie che si muovono, mondi diversi che si incontrano. Con Piera ci conosciamo da più tempo, con Davide da meno, ma già da un po'. E che conosce il mondo del lavoro, perché ci vive, ci lavora. Io lavoro in un settore, lui lavora in un altro, Piera in un altro ancora, Luca poi vedremo anche lui. Però è una persona che opera in un settore che è uno dei segnali distintivi della nuova città di questi anni. Tanti anni fa non esisteva la cantieristica di qualità, che opera nelle nuove sfide dell'innovazione, del mercato, delle tecnologie. E mi fa piacere che anche Davide sia qui con noi. E poi gli daremo la parola anche a lui. E infine Luca Bondielli, un giovane, caro amico, giovane, una volta eri un po' più giovane anche te, adesso io capisco, è un finto giovane, però insomma. Ma soprattutto Luca è una persona molto per bene, una persona aperta, una persona che piace a me, piace a tutti noi, un uomo della cultura, ma davvero un uomo che lavora per la cultura, no? troppo comodo dare delle etichette, no? È una persona che in questi anni si è impegnato moltissimo, ha lavorato nell'amministrazione del sindaco Federici, vuol dire che ha lavorato bene, si è impegnato. È una persona che mette in gioco anche se stesso in questa nuova sfida, senza contrapposizioni con nessuno, ma con lo spirito di dare una mano a un qualcosa che gli dice qualcosa, poi ci dirà che cosa gli ha detto. E certamente è una persona che ha molto a cuore, molto vicino, conosce il mondo dei giovani. Io non credo di essere uno da rottamare, perché non sono ancora, però insomma i miei 55 ce li ho, quindi non è che posso pensare proprio di essere un ragazzo. I miei figli sono un po' più giovani di Luca, però insomma ho veramente un pochettino, ho piacere che persone come lui, che sanno cosa serve per tenere i giovani, per coinvolgere i giovani in questa città, che i giovani, è troppo comodo dirlo, ma insomma che siano il patrimonio del futuro.